ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale, io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui su Lego Marvel Super Hero 2. Nell'episodio precedente, cioè praticamente ieri, ho realizzato un personaggio fantastico. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere, anche perché vi ho anche invitato a scegliere il nome che avremmo voluto scegliere per questo personaggio. Comunque, anche oggi ci completiamo sempre il Sindaco Noir, tutta la guida per ciò che riguarda i mini kit, perché dobbiamo sbloccare un nuovo personaggio. Naturalmente, come al solito, vi invito a questo mettere un bel pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Uno di voi mi ha chiesto se potevo portare il cane. Il cane è quello che spara il raggio. Allora, in questo momento io con i personaggi, alcuni sbloccati e altri no, per il salvataggio vecchio, io penso che faccia riferimento al nuovo, a Sparky. Vabbè, utilizziamo Sparky. Naturalmente, se non sarà quello, scrivetemelo sotto nei commenti e magari possiamo scegliere anche un nuovo personaggio. Detto questo, ci vediamo in partita. Allora, attenzione qui, perché ci sta un minikit che sicuramente vi scordate, o perlomeno a me così già è successo. Allora, vediamo un po'. Ammazza, ok, già ci hai spostato qua giù. Comunque, il primo è facile e non ve lo potete perdere. Ok ragazzi, iniziamo. Vabbè, dammi Iron Man. Ammazza ragazzi, ammazza. Allora, Iron Man dovresti andare un attimo qua. Bravo, sfondare un attimo la cosa, come si chiama. Ok, il primo l'abbiamo becchiato. Ora, a questo punto state molto attenti a queste cose qua sopra. Guardate queste. E dovete sconfiggere tutti, se no rimanete fregati. Ora state fregati, fate un po' voi. Ok, a questo punto ci serve Kovac, puoi andare, pensa tu, vai, ok. Il primo l'abbiamo rotto, il secondo l'abbiamo rotto, vai, spostatevi, fatevi passare. Ma tipo, non li potresti aprire tutti quanti insieme, li facciamo prima. Anche se in questo momento stai soffiando il lavoro a Dottor Strange, quello se si incazza. Vabbè, montiamo anche di qua e andiamo. Kovac è un personaggio che mi piace un casino, ragazzi. Ok, non so se dai la corrente tu, lo sai? Sì. Ecco perché mi piace. Ok, qua dovrebbe uscire un altro. Quindi attenzione ai festoni, eh, perché se vi perdete i festoni non potete più tornare indietro. Almeno non dico per la prima parte, ma per la parte successiva. Vabbè. Ah, ci serve anche qua. Ok. Ah bravo, un solo colpo, capirai. Ok, quindi okay, anche questo sì lo abbiamo becchiato. Fantastico. Andiamo avanti. Qua non ce ne stanno di festoni, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Per cui appena siamo riusciti a passare nella nuova stanza, vi ricordo sempre di fare attenzione ai festoni là sopra, se no poi ve lo perdete e poi siete disperati. Comunque, apriamo la porta di qua e facciamo entrare. Vedete, c'è un altro minikit nell'altra stanza, lo vedevo già da qua, quindi attenzione. Però di là per entrare dobbiamo praticamente sfondare alcune cose, ok. Allora, qua mi sa che pure devo entrare, sì. Ok, proviamo a entrare già da subito da qua. Dovremmo fare tranquillamente questo passaggio, dovremmo stare abbastanza tranquilli. Attenzione, vai. No, ok, perfetto, sì, siamo riusciti a entrare. Qua può sembrare facile, però in pratica se non sfondate i cassettoni là dietro, poi non capite come fare per entrare nell'altra stanza. Comunque facciamo prima la cosa, se no qua mi scordo. Ah, è sotto la cassa se non mi sbaglio, mi pare, sì. Aspettate, vediamo un po'. Facciamo così. Rompete prima questo. Ok, così stiamo a due e non ci dimentichiamo. Poi mi sa che devo rompere. No, ok, dobbiamo prima aprire qua. Vai, vai, vai. Vai, apri. Tiriamo qua. Ok, se non mi sbaglio, in questo episodio utilizzavamo Iron Fist. Ok, infatti mi ricordavo che c'era anche Iron Fist. Vai, Iron. Ok, dai un po' di energia anche di qua e andiamo. Perfetto. Qua ci siamo. Perfetto, puoi costruire qua, perché noi siamo fregati. Ammazza, lo sapevo che ci serviva per forza lei ancora,
Oh, scusami, dottor Strange, non è che voglio essere antipatico, però visto che non mi stai utilizzando, a questo punto utilizziamo lei. La combinazione segreta è 0000, la password segreta. Perfetto, ok. Qua che hai fatto? Ah, telefono. Vabbè, questo mi servirà per sfondare un po' i timpani e per aprire questa parte. Vabbè, non fa niente. Vabbè, là serve per costruire, per aprire la porta. Però noi dobbiamo entrare qua dentro, vai. Ah, non vi scordate per Avenger. Ok, quindi qua dentro ci andiamo a beccare anche l'altro mini kit. Perfetto. Quindi possiamo ritornare qua, potete fare un sacco di punti. Quindi a questo punto ci conviene anche uscire da questa parte. E se ve lo dico, un motivo ci deve essere, perché io forse mi sono scordato e l'ho fatto due volte sto livello. Attenzione un attimo a questi qua, ok. Quindi, dai, ci becchiamo anche quest'altro festone e dovremmo stare a 3, perfetto. Ora dobbiamo praticamente, ecco, se questo non ci dà fastidio. Allora, fammi vedere che c'era, non mi ricordo chi avevamo. Ragazzi, non date fastidio. Allora, mi servirebbe tipo un Kovac, penso che vada bene, no? Aspettate un attimo, vediamo un po' se lo riesco a beccare a lui. Io vai. Sono Korvac. Korvac, perché dico Kovac? Più forte. Ah, ecco perché mi avevi chiesto Iron Man. Vabbè, dai, non fa niente, ci becchiamo sempre Iron Man, vai, lasera. Lasera bene, però, ok. Perfetto, e qua dentro, non so se ci becchiamo un altro mini kit. No, no, sì, aspetta, qua mi serve Star-Lord, aspetta, aspetta. Star-Lord sta qua, ok. In quali guai mi caccerò oggi? Non lo so. Ok, perfetto, ok, quindi c'è un altro mini kit e lo becchiamo qua dentro. Ok, a questo punto non ci conviene che andare nella stanza in fondo e prestare sempre molta attenzione, vedete, perché ci stanno i due festoni ancora da beccare. Uno che sta qua. E infatti l'abbiamo beccato. E l'altro dovrebbe essere questo. Ammetto che qualcuno pagherà. Perfetto, bene, quindi anche questo mini kit l'abbiamo beccato. Ora dobbiamo schiassare il vetro con un bel rutto gigante. No, aspetta. Ok, fantastico. E mi serve anche Iron Fist. Ok, grazie Iron. Caricati un poco. Ok, e vai. Ci becchiamo qua dentro anche l'altro. Cos'è questo? Personaggio. Attenzione, attenzione. Dobbiamo beccare anche un attimo questo, scusami. Vediamo un po' se riesco a laserarlo un attimo. Non so se riesco a laserarlo anche così, però, lo sapete? Penso di sì, però, eh. Perfetto, quindi abbiamo beccato anche l'altro mini kit. A questo punto ci conviene praticamente ammazzare testa martello qua, come si chiama, per entrare nella prossima stanza. Ok, una volta dentro ci andiamo, ammazza che luce, avete visto? Ci salviamo prima Stellì, che sta leggerissimamente in difficoltà, lo potete vedere anche da qua. Però qua è facile, lo beccate subito, perché dovete semplicemente ammazzare questi tizzetti. Si libererà subito, hai visto? Già mi sta ringraziando. Poi dobbiamo rompere le torte. Ok, la prima torta l'abbiamo rotta. L'abbiamo rotta. La seconda torta sta qua. Ok. Qua ci sta un altro mini kit, se non mi sbaglio. No, non mi ricordo. Aspettate un attimo perché non mi ricordo qua. Ok, qua c'è un altro mini kit. Dobbiamo rompere anche le altre torte. Aspettate un attimo. Ce ne sta un'altra di qua. Ok. Anche un'altra torta che sta qua. Ci resta ancora l'ultima torta che dovrebbe stare. Ah, l'altra torta dovrebbe stare qua dietro. Se non... Ok, sta qua, ok. Mazza ma, ok. Ok, quindi anche questa torta l'abbiamo beccata. Poi ci serve un attimo Iron Man. Perché dobbiamo beccare praticamente l'altro mini kit che sta là dentro. Vai, se me lo monti un attimo mi fai un piacere, Iron Man. Perfetto. Ah, qua non ce l'ho. Ah no, mi serve. Mi serve Dottor Strange. Vai dottore, vai. Vabbè, questo è facile però. A volte ci fanno fare alcune cose che sembrano praticamente impossibili, altre invece sono facilissime. Vabbè. Allora, ma Iron Fist, no, ci sia uno stregone supremo. No, non diciamo.
Ok, quindi anche questo mini kit lo abbiamo beccato e stiamo a 9, ragazzi. Ok, una volta fatto volare il tizio e si è liberato praticamente la macchina, perché sennò non riuscite mai ad arrivare praticamente vicino alla macchina, dovete spegnere il fuoco. Attenzione, ok, vai. Primo sta qua, l'altro sta da quest'altra parte. Attenzione, vai. E a questo punto si libereranno dei pezzettini da montare e magicamente dovrebbe uscire l'ultimo mini kit. Eccolo qua, ce lo becchiamo. Poi mi tornerà. Ok, e infatti così praticamente abbiamo praticamente beccato tutto. A questo punto non ci resta che finire il livello per vedere che cosa abbiamo sbloccato. Ok, quindi anche questo livello lo abbiamo completato, anche se penso di avere intuito e visto bene qual è il personaggio che abbiamo sbloccato. A me sembrava... No, forse mi sono confuso. Vabbè, voglio vedere alla fine, perché non voglio dire sciocchezze. Comunque, The Revenger l'abbiamo sbloccato, il mini kit pure l'abbiamo raccolti tutti quanti, ok. Grazie che ci fai vedere anche il giornaletto. Bello questo, oh! Excelsior! Che figata sto giornaletto. Ok, personaggio sbloccato. Chi è? Ok, sì, Luke Cage di Noir, vabbè. Niente di particolare. Pensavo che fosse un altro personaggio, vabbè, mi ero confuso, non fa niente. Ok ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.